minuti a 5 minuti segnalo. Grazie. Cari compagni, venendo qui dalla provincia di Catanzaro, stamattina necessariamente ho avuto un assaggio della A3 direzione nord, che devo dire non è messa poi tanto male. È messa male la parte sud. Voglio ricordare a tutti, non so quando sia passato sui giornali, che questa autostrada che su questo territorio significa molto per questo territorio, e vita economica, sociale, civile per la Calabria, per la Sicilia, per una porzione importantissima del sud Italia, beh, dal chilometro 300 al chilometro 443, oggi nella situazione attuale si impiegano non meno di 5 ore e mezzo. In condizioni normali, cioè quando l'autostrada non ha le deviazioni per frane dove sono morte delle persone, lo ricordava Elisabetta poco fa, che ringrazio per l'interrogazione urgente presentata sul dissesto idrogeologico calabrese, sulla condizione della Reggio Calabria. In condizioni normali, dal chilometro 300 al chilometro 443 ci si impiegano 3 ore. Rischiando forse anche qualche volta la patente per eccesso di velocità. Io penso che questo sia un tema centrale per la vita economica, sociale, civile delle regioni del sud. Invito chiaramente me stesso, come militante radicale, invito i parlamentari che sono già attentissimi in delegazione al Partito Democratico, invito la nostra dirigenza a cercare di vedere se possiamo incardinare delle iniziative che possano dare una scossa anche su ciò che è stato fatto su questa importante arteria stradale, perché dove i tratti della Salerno-Reggio Calabria sono ammodernati, lì ci sono tante inchieste aperte. Secondo me ce ne sono tante altre che dovrebbero essere aperte per lavori di qualità scadente, eccetera, eccetera. Io necessariamente devo saltare velocissimo perché comprenderete, tutti dobbiamo intervenire, gli argomenti sono tanti, mi perdonerete se salterò un po' di palo in frasca, come si suol dire, e voglio ringraziare Antonella, voglio ringraziare la Giunta di Radicali Italiani e la direzione, perché ritengo che questa iniziativa, l'iniziativa di questo giro della regione d'Italia, sia molto, estremamente importante per la nostra area economica, molto importante perché è vicinanza del partito che incontra le realtà locali. Molto spesso molti di noi, probabilmente alcuni di voi che siete presenti qui in questa sala, magari non hanno avuto molto banalmente la possibilità di partecipare ai congressi e quindi essere anche facilitati, interloquire, avere la possibilità di intervenire alla presenza del segretario dei Radicali Italiani è di fondamentale importanza per la vita del nostro partito. E vado un po' indietro con la memoria, noi abbiamo fatto dei congressi per necessità, diciamo in Padova, raggiungere Padova da Palermo molte volte non è semplice, quindi il fatto che la prossima settimana, se non sbaglio, venga fatta un'assemblea interregionale in Sicilia ritengo che sia importantissimo, e ringrazio nuovamente Antonella, la Giunta e tutta quanta la direzione del nostro partito. E nell'assemblea interregionale che si è svolta a Torino è accaduta una cosa che anche da noi è passata un po' in sordina. È accaduto, come dice Marco Pannella, quello scandalo radicale che molte volte ha dato il passo e ha dato il segno ad alcune iniziative politiche. In quell'assemblea è intervenuto un signore che si chiama Emilio Coveri. Emilio Coveri è il presidente della Exit Italia, la dirigenza del nostro partito conosce questo signore che è presidente di questa associazione, Exit Italia, che è l'associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa, quindi si occupa di eutanasia.
nella dirigenza di questa associazione vi è una persona che noi conosciamo benissimo, che molti di noi stimano, Silvio Viale. Emilio Coveri ci ha portato una notizia a Torino, che è passata un po' in sordina. La Exit Italia ha stipulato dei veri e propri accordi con due altre associazioni svizzere, la Dignitas e la Ex International. 5 minuti. Grazie. Queste due associazioni si occupano in Svizzera di un qualche cosa che non è politicamente corretto, voglio dire, non è entusiasmante dire, di suicidio assistito, e si occupa di eutanasia. Emilio Coveri all'Assemblea di Torino ha lanciato ha annunciato che l'eutanasia per gli italiani, per chi vive in Italia, è possibile, ed è possibile in Svizzera. Allo stesso modo come è possibile in Svizzera, piuttosto che in altri paesi europei, emigrare per quell'altro scandalo tutto italiano che è la fecondazione assistita. Io penso che valga la pena, visto che in Italia sono soltanto due o poche altre in totale, le associazioni che si occupano di temi di fine vita, di eutanasia, io penso che valga la pena di intensificare i contatti con questa organizzazione, con l'Exit Italia. Chiaramente noi parliamo molto spesso anche di indirizzare, di interfacciarci con queste organizzazioni, di cercare su questi, anche su questi singoli temi, il famoso concetto di cercare di fare un pezzetto di strada insieme, però possibilmente in tanti. Io purtroppo mi devo fermare qui perché i 7 minuti sono esauriti e voglio rispettare questo tempo, e vi lascio semplicemente un'indicazione, poi la lascerò a voi valutarla, leggerla, cercarla su internet. www.ndrangheta.it, www.lavocedifiore.it. Emiliano Morrone, Francesco Saverio Alessio sono due autori che hanno pubblicato un libro che si chiama La società sparente. La società sparente, purtroppo, non cercatelo in libreria. Alla Feltrinelli potete ordinarlo questo libro, però non arriverà mai. Lo potete scaricare gratuitamente da internet. Vi farete voi un'idea, e su questo posso soltanto aggiungere un'ultima cosa. In Campania c'è Roberto Saviano, il merito di questo di Gomorra, che ha costruito una sensibilità sociale sui temi della criminalità organizzata. Siamo ancora lontani, anni luce, finché vediamo, voglio dire, la soluzione a questo problema. Beh, in Calabria è ancora peggio. In Sicilia purtroppo ci sono state le stragi che hanno costruito poi dopo una cultura nella società antimafia. In Calabria purtroppo ancora non ci siamo. In Calabria questa organizzazione, Ndrangheta.it, La Voce di Fiore, rischia di morire per poche migliaia di euro di sostentamento che gli mancano per poter portare avanti il loro lavoro. Grazie. La parola adesso a Michele Capano, segue Sergio Catalano.